Assessore, questa mattina a Scafati si incontrano i commercianti con l'assessorato locale alle attività produttive e si parla di centri commerciali naturali. Questa potrebbe essere una buona soluzione per migliorare il commercio locale e dare aiuto alle piccole imprese? Si parla di cose concrete oggi. 5 milioni di euro che la Regione Campania metterà a bando con un avviso che uscirà fra 10 giorni, con il quale si tenta di aiutare i commercianti al dettaglio. Una misura, questa dei centri commerciali naturali, ideata per mettere insieme i commercianti dei centri storici, delle città medie, e che consentirà ai negozianti stessi di fare operazioni di marketing, ristrutturazione dei loro locali, servizi fiscali insieme, insomma, un intervento concreto per cercare di aiutare appunto i commercianti della Campania, intervenendo in maniera diretta, cercando di far ripartire il commercio al dettaglio. Oltre a questi, quali altri strumenti la Regione potrebbe utilizzare per aiutare le piccole imprese e in questo territorio anche, insomma, cercare di andare a contrastare quello che è il potere dei centri commerciali, visto che ce ne sono tre a poca distanza? Ma guardi, sono sorti come i funghi alle porte delle nostre città, una vergogna. Sono oltre 100 e hanno invaso la Campania. Noi abbiamo già preparato una nuova legge regionale sul commercio con il quale stoppiamo le nuove autorizzazioni ai centri commerciali, non sarà più possibile aprirne i nuovi, anche perché, diciamoci la verità, sono diventati operazioni immobiliari, trasformazione di terreni, e non sono invece operazioni commerciali. Basta pensare a quello che accade in provincia di Napoli: ne chiude uno, caricano sulla regione la cassa integrazione e poi dovremmo dare l'autorizzazione ad aprire un altro. Non esiste. Quindi dobbiamo invece lavorare sul commercio al dettaglio, far ripartire l'artigianato, far ripartire le piccole imprese, e su questo stiamo lavorando per semplificare l'attività amministrativa e per concedere incentivi. Siciliano, presidente Ascom, un appuntamento importante dopo il no marcato del Consiglio Comunale al centro commerciale. Stamattina con l'onorevole Martuscello si discute di centri commerciali naturali qui a Scafati. Finalmente stamattina abbiamo buone notizie per il nostro settore commerciale, che sta così in crisi. Noi ci attiveremo su delibera della Regione affinché potremo costituire qualche centro commerciale naturale in contrapposizione dei centri commerciali che si sono impiantati nella zona. Spero vivamente che la Regione Campania ci metta a disposizione tanti fondi in un momento così difficile per il piccolo commercio. D'altra parte, la politica si deve decidere se vuole far vivere i centri storici, non deve più favorire i centri commerciali vicino alle città, e quindi far sì che il centro storico viva con le attività commerciali e artigianali. Ieri un no secco da parte del Consiglio Comunale al centro commerciale che doveva realizzarsi. Voi eravate presenti, lei è rappresentante della CIDEC, Pasquale Carotenuto. Stamattina invece un incontro per parlare di costruire centri commerciali naturali. I tanti rappresentanti delle altre associazioni siamo sempre presenti e diciamo e diremo sempre no al centro commerciale a Scafati, anche perché strutturalmente non siamo disposti a occupare solo una parte della città, ma vogliamo che tutta la città partecipa al commercio e alla vita di Scafati. Noi ieri eravamo presenti al Consiglio Comunale e abbiamo detto con gran forza no al centro commerciale. Il secondo punto sarà quello di chiedere anche una eventuale riduzione del costo del lavoro, perché oggi è quello che ci preme di più, sostenere i nostri collaboratori, anche perché lo Stato centrale non ci dà la possibilità. Questo incontro di oggi è un'opportunità per i commercianti di Scafati per raccogliere dei fondi che vengono da fuori ed iniziare un nuovo programma. Noi saremo sempre attenti con le altre associazioni e con tutti i commercianti. Lei già da anni ha forzato questo argomento, stamattina insomma anche per occasione del bando di fine maggio, è arrivato il momento giusto per essere operativi. Infatti diciamo che si sono create una serie di coincidenze.
Non a caso noi attraverso il Consiglio Comunale di ieri mattina abbiamo tagliato la testa al toro, abbiamo deciso, che alla fine abbiamo messo nero su bianco su una decisione che era stata presa in tempi non sospetti e che era una decisione che non è che andava contro chi volesse realizzare, ma per una questione di principio generale. Noi da sempre siamo stati contro ai centri commerciali convenzionali perché abbiamo una nostra idea al riguardo, soprattutto quando nascono in zone troppo vicine al centro città e troppo vicine a attività di commercio di vicinato. Ben vengano, e ormai ci sono i centri commerciali nelle zone periferiche degradate, ma nel centro città creano solo danno. C'è anche la controproposta, la nostra controproposta è quella là dei centri commerciali naturali, ci sta ragionando già da tempo su questo, e non a caso ora a giugno partirà il nuovo bando per la realizzazione di questi centri. È venuto questa mattina il nostro neo assessore regionale Fulvio Martuscello a spiegare un poco come funziona il tutto. Ovviamente ora sta anche alle attività commerciali, alle associazioni di categoria ad attivarsi in merito, perché questo bando prevederà dei consorzi sia tematici e sia dei consorzi territoriali. Quindi il mio augurio è quello che parta un'iniziativa sul nostro territorio per la realizzazione finalmente di un centro commerciale naturale.